Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapavo e questo è l'ultimo video dei Sugo Fan Pulse per quanto riguarda il quarto anniversario. Prima di cominciare voglio dire un paio di cose, ovvero che questo non sarà l'ultimo Sugo Fan Pulse come ho detto la volta scorsa. Ero un po' incazzato perché non riuscivo a completare tutto, insomma, ero un po' amareggiato. Allora ho trovato una soluzione, ovvero metterò un solo pull di ognuno di voi a velocità normale, in maniera tale da poterlo commentare bene, in maniera tale che si possa godere di più, eccetera. Quindi il pull migliore che avete fatto, presumibilmente il più iconico, ecco, magari fosse anche il più divertente, io lo metto e lo commento insieme a voi. Quindi d'ora in poi un solo multipull. Il prossimo Sugo Fan Pulse che si terrà sarà il Sugo Fan Pulse per l'anniversario francese, quindi intorno giugno-luglio. E niente ragazzi, spero che vi godiate il nuovo Sugo Fan Pulse. A voi. Ah, un'altra cosa. Vi consiglio di iscrivervi al gruppo Telegram, sia il gruppo Mapaue News che il gruppo Mapaue normale, il gruppo chat, diciamo, in maniera tale da rimanere aggiornati anche per quanto riguarda il nuovo, diciamo, listino che stiamo creando per quanto riguarda le leggende e gli alleati. In pratica è una lista di ID con i possessori di determinate leggende, in maniera tale da potervi aiutare, ad avere amici che vi possano servire di più per completare i contenuti che state cercando di finire, ecco. Penso che linkeranno sotto in commento i miei admin, non ne sono sicuro, nel caso lo metto subito in primo piano in maniera tale che sia visibile a tutti. D'accordo? Cominciamo con il Sugo Fan Pulse. Il primo che abbiamo oggi è niente po' di meno che Mattia D'Amico, che saluto e ringrazio per averci mandato i suoi pull. Naturalmente Mattia ci ha mandato parecchi pull, così come tutti gli altri, io però ne ho scelto uno che secondo me è il più iconico, il migliore, ecco. Devo dire che con gli RR se l'è cavata abbastanza, ma la leggenda, a dir la verità, è un po' sorprendente. Ovvero, non è questa. Non è questa. Crocodile nuovo. Ebbene sì, hai trovato il Crocodile nuovo, buono così. Qualche RR ancora nuovo che, giusto per ampliare il tuo box ulteriormente, Asop anche. Sai che mi manca quell'Asop 20 Anniversary. Caspiterina, mi manca. E dei 20 Anniversary mi mancano, se non mi sbaglio, due o tre personaggi ancora. L'ultimo rosso è Lucy! Lucy che spero fosse nuovo, in quel caso comunque sarebbe un ottimo pull ed è sempre il pull migliore che mi hai mandato. Quindi non prendetevela male, è proprio perché è il pull migliore che mi hai mandato. Napule! Ti ringrazio e ti saluto, mi hai mandato anche tu 30.000 pull. Io ti ringrazio e ti saluto. Come vedi, ho dovuto scegliere uno dei tuoi multi perché è stato davvero sofferta la cosa, però devo dire che è stata necessaria. Ok, nella prima leggendina hai trovato Lucy, che bene o male non è comunque da disprezzare, ecco. E ho visto che ti è uscito anche un altro rosso. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Sicuramente sarà qualcosa di buono, no? A questo punto voi direte, se li ho piazzati qui, sicuramente è qualcosa di ciccione ed è niente po' di meno che Warco. Hai avuto un culo perché hai fatto un sacco di multi, hai trovato anche buone leggende, però non hai fatto multi così eclatanti. Ti sei salvato con questo multi che è stato davvero bello, secondo me bello bello bello. Warco, anche tu ci sei rimasto lì a controllare, guardato che fosse tutto a posto ed effettivamente era tutto a posto. Hai completato poi con Fujivi 2 che, vabbè, purtroppo magari non ce l'avevi, non ne sono sicuro, ma in ogni caso non è che, come sai, non è che sia proprio tutta sta gran leggenda. Continuiamo ora con il pull di Ahmed Dinari, spero di averlo pronunciato giusto. Che anche lui parte con un multipull da tre rossi. Tre rossi. Ho visto un sacco di multipull con più rossi. Uno addirittura con quattro rossi più il garantito. Cioè proprio quattro rossi durante il multi, che è una cosa che non sembra, ma è rara da ottenere.
comunque ci vuole un bel culo. Cominci subito con Kung Fu Fufu, che purtroppo avevi già, ahimè. La seconda leggendina è bustata. Big Mom, te la porti a casa in saccoccia, non te la toglie nessuno. Ho visto uscire un bel po' di Big Mom, tra l'altro anche nel foglio degli ID stiamo creando abbiamo visto uscire un sacco di Big Mom. Hai trovato anche Gil Tesoro, purtroppo già lo avevi, però è comunque un'ottima leggenda, quindi mi faceva piacere inserire questo multi. Anche per quel motivo Gil Tesoro è davvero buono buono. È terminato poi con Nekomamushi, che credo tu abbia trovato anche nel bel mezzo degli altri multi, perché io ragazzi i multi li ho guardati tutti, però non mi ricordo i multi di chi sono esattamente, cioè ne ho visti talmente tanti che ho la testa qui. Grazie mille Ahmed, andiamo a vedere ora i pool di Alberto Germini. Germini, spero di averlo detto bene, vabbè, in ogni caso l'ho detto in tutte le due varianti, quindi tagliamo la testa al top. Grazie Alberto per averci mandato i tuoi pool e andiamo a vedere che cosa troverai. Ho visto già nel pool che sono apparsi dei bei rossoni, effettivamente altrimenti probabilmente non l'avrei messo, e hai un bel judge che era nuovo, se non sbaglio. Da come ti sei fermato direi di sì, infatti. Ormai sono diventato un veggente su queste cose, cioè se mi dimentico. E la seconda leggendina è Log Luffy. Vabbè, peccato, poco male, poteva andarti un po' meglio sinceramente, però è comunque stato un buon multi. In generale il Sugofest non ti è andato malissimo, mi sembra di ricordare. Non hai brillato in maniera particolarmente, però hai trovato il Raivi 2 alla fine. Non so se ce l'avessi già, probabilmente sì, però è comunque un pool notevole, era comunque un pool notevole, quindi davvero complimenti e grazie mille. Passiamo ora ai pool di Ale Pulin, che ringrazio e saluto. Allora, vediamo come apri, vediamo come apri il multino. Apri con una bella rossa. Stavi laggando leggermente, ok, ne hai trovata una sola. Ed è Robin, che purtroppo avevi già. E termini con un altro rosso che è Borsalino. Ah, forse ne avevo messi due addirittura qui. Sì, non so perché di Ale Pulin ne ho messi due. Probabilmente mi è sfuggito mentre stavo controllando. Vabbè, fa niente, sinceramente, siccome sto registrando ormai troppo tardi, peccato. Vabbè, sei stato fortunato, sei l'unico di cui si vedranno addirittura due multi, e infatti nel secondo già hai trovato una marea di leggende. Infatti mi ricordavo, dicevo, ma strano, Robin doppia e Borsalino doppio, strano che abbia messo una cosa del genere. Vabbè, il primo rosso è niente proprio di meno che Nami, GG, complimenti. Il secondo è Akainu V2 nuovo. Il terzo è Akainu V1. Che pull! E hai ancora un rosso che è Mihawk, che non so se avessi già. In ogni caso, bello bello, davvero bello, complimenti. Questo è uno dei pull migliori probabilmente che io abbia visto fino ad adesso. Ma più avanti ne ho visti anche di meglio. Ne ho visto uno che era una cosa incredibile. Grazie mille Ale, passiamo ora a Absolute, il suo multipool. Andiamo a vederlo. Ti saluto tantissimo Absolute, ho avuto occasione di incontrare Absolute di persona da poco tempo fa, e quindi mi fa ancora più piacere salutarlo. E andiamo a vedere che cosa troverà il buon Absolute. Allora, il pool tutto sommato mi sembrava abbastanza normale. Non ho visto se... ok, c'erano dei rossi e il rosso è Shiraoshi. Vabbè, doppia tra l'altro, fa niente, tienitela, non si sa mai. La seconda rossa è Raivu 2, ok, ecco perché l'avevo messo, mi ricordavo bene. Raivu 2 è buono buono, è davvero un'ottima leggenda, sinceramente a me piace di brutto. Termini con un rosso, cioè con un rosso, con un oro che è Pika. Vabbè, questo è stato il tuo pool migliore Absolute, secondo me.
Rave 2 è davvero un'ottima leggenda e quindi valeva la pena di mettere quel multipool, anche perché vedere sempre Big Man, vedere sempre Warco, vedere sempre, cioè alla fine potevo mettere tutti i multipool uguali, identici. Allora ti ringrazio Absolute, andiamo a vedere i pool di Andrea Nextino, che comincia subito con, proprio sparato, inizia e finisce con un rosso incredibile. Apre con Gear 4 V2. Complimentoni Andrea, complimentoni. Davvero bello, complimentoni. Auguri per il nuovo, per il nuovo Gear 4 a questo punto. E ti rimane ancora una leggendina che non mi ricordo cosa fosse, sinceramente. L'OV2. L'OV2 purtroppo non nuovo, però fa niente, cioè aprire con Gear 4 V2 al secondo multi, perché era il secondo multi, tra l'altro probabilmente del secondo, no, era, sì, era il terzo giorno che davano, no, il terzo giorno davano vivi, quindi era del secondo giorno, non era nemmeno boostato. Pazzesco, incredibile. Complimenti, davvero complimenti. Andiamo ora a vedere invece i pool di Anton, che saluto e ringrazio. Apri subito con due rossi così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, sbustiamoli insieme. C'era un ragazzo che ha fatto tipo 3 o 4 multi, ha trovato tantissimi personaggi femminili, tantissimi. Non mi ricordo chi fosse, però è fra gli ultimi. Ha trovato davvero, cioè, il waifu pool praticamente. Ok, andiamo a vedere. La prima leggendina è Shiraoshi, sempre in mezzo anche lei, sto sugo, però nuova, non ce l'avevi, quindi GG, buono. E un'altra Shiroshi, vabbè. Questo è praticamente, ah, questa l'avevo messa, adesso mi ricordo. Questo pool l'avevo messo per un motivo preciso, ovvero che praticamente questa è la leggenda che si riconferma, no? Cioè, se trovi una leggenda nuova, la devi ritrovare almeno 3 volte prima di poter trovare un'altra leggenda nuova. È per quel motivo che l'avevo messo. Perché poi per il resto non c'era granché Anton, però mi aveva fatto ridere la cosa, mi spiace. Ti ringrazio Anton. E andiamo a vedere ora i pool di Antonio Impala, il nome il cognome meno simpatico mai uscito nell'universo. Immagino che sia difficile farsi amici con quel cognome. Sto scherzando, naturalmente, non prendermi alla lettera. Andiamo a vedere che cosa troverà il buon Antonio, che saluto tantissimo. Un rosso per ora. Due rossi. Tre rossi, bene. Vedete, c'è solo la creme della crema, amici, non c'è altro. Quindi non aspettatevi pool. Cioè, no, non esiste. Questi sono solo pool belli. Quindi non andate a casa a fustigarvi dopo aver guardato questo video dicendo: oh mio Dio, ho trovato solo una leggenda buona. No, raga, questi sono i pool più belli. Antonio ci trova Katakuri. Fresco, fresco proprio. Appena sfornato. Bellissimo. Bellissimo. È una di quelle leggende che mi piacerebbe davvero tanto provare. Mi piacerebbe davvero tanto perché è sgravo, ha una cap particolarissima, è stranissima. Trovi poi Nekomamushi, pica nuovo buonissimo, e l'OV2 che non ce l'avevi già, peccato. Magari era il doppio che ti serviva per tenere il Low Striker, non si sa mai. E niente, direi che comunque è stato un ottimo multi. Complimenti Antonio per averci trovato il buon Katakuro. E ora andiamo a vedere il prossimo ragazzo che ci manda il pool, ovvero Antonio L. Antonio L ci manda il suo multi miracoloso. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, vediamo come apri così. Un rosso al secondo poster. E un rosso all'ultimo. I ragazzi vogliono sempre strafare, non si accontentano fino all'ultimo se ne trovano almeno 2 rossi a multi. Nel primo Katakuri, cioè proprio apriamo così, troviamo Katakuri nuovo, così, proprio. Troviamo proprio. Tanto è fuffa, cioè si trova così, no? Facilissimo trovarlo. Trovo Katakuri un giorno sì e l'altro no, cioè anche lui contentissimo che si scrinna il personaggio nuovo. Complimenti Antonio, complimenti.
Immagino che ti starai divertendo non poco col tuo nuovo Katakuri e sono contentissimo per te. E l'ultima leggenda era l'ultimissimo poster, quindi anche qui stai trovando un sacco di RR nuovi. Strano, perché sei a livello alto, non capisco come tu non possa avere certi RR. Pazienza, si vede che semplicemente non li avevi mai trovati. E il rosso hai Sanjiwoo, fa niente. E Vuni, a me piace un sacco la sua versione 6 Plus, sinceramente, peccato che già ce l'ho avessi. Rimane comunque un ottimo multi. Te lo sei salvato con il ritrovamento di Katakuri. Grazie mille Antonio L per averci mandato i tuoi multipull. Come vedi ho scelto solo uno come tutti gli altri, tranne Ale Pulin, che non so perché ho tagliato male, mi spiace. Andiamo a vedere ora i pull di Atomico, che ringrazio e saluto, ci scrive praticamente sempre, lo ringrazio tanto, ci scrive sempre in commento, naturalmente ci saluta, quindi sono più che contento di commentargli i multi. E ci trova due rossoni nel multipool. Il primo purtroppo non proprio buono, cioè Lucivuro, cioè non suona bene, no? Allora andiamo a vedere che cosa trova poi. Ah no, l'altro non era solo uno allora. Forse era l'ultimo poster, ok. Nell'ultimo poster c'è Sabo V3, ottimissimo personaggio. Complimenti Atomico. Adoro il nuovo Sabo V3, davvero buono, buonissimo. Sinceramente lo trovo davvero ottimo, mi piacerebbe un sacco trovarlo. Peccato non averlo ancora trovato, pazienza, non importa. Andiamo allora a vedere i pull di Aurion. Aurion carissimo ci manda i suoi multi, quindi andiamo a vedere di che cosa si sboosterà di nuovo. Allora, vedete di star zitti per favore. Ok, ci trovi un po' di oro così e come re recruit, come super rare, Franky è davvero una leggenda bellissima, sinceramente è una delle leggende che più mi piace, ha una meccanica strana però mi piace un sacco, mi piace davvero tanto, infatti sono contentissimo di averlo trovato. Lo sto usando poco ultimamente, più che altro sto aspettando il 6 Plus perché il 6 Plus è OP. Come leggenda extra troviamo Big Mom, cioè proprio così, Franky Big Mom. Complimenti, perché Franky sinceramente è un pull che adoro, e Big Mom, che bene o male ti sarà utilissima per determinati contenuti, in particolare dai Fuku e questa mappa che sta arrivando. Mom è davvero utilissima, quindi sono contento che tu l'abbia trovata. Ti saluto e ti ringrazio, passiamo ora ai pull di Biagio. Biagio ci porta i suoi multi, andiamo a vedere che cosa troverà. Ci trova un rosso solo nel multi, però va bene perché anche chi troppo vuole nulla stringe, basta che un pull sia di qualità. Se si trova qualcosa di qualità nel pull, ma va benissimo, puoi darmi anche mezzo rosso, va benissimo, cioè proprio non c'è problema. Puoi darmi anche tutti oro se sono personaggi re-recruit nuovi. Quindi, come leggendina abbiamo Okiji V2, tantissima roba, l'hai passato come se fosse schifezza, ma Okiji V2, ma è buono, è croccante. Come ultima leggendina hai Borsalino, vabbè, pazienza, hai tenuto compagnia all'ammiraglio, diciamo, ecco, l'hai tenuto a braccetto, non l'hai lasciato da solo. Grazie mille, ti ringrazio tantissimo Biagio per averci mandato i tuoi pull. Passiamo ora ai pull di congratulazioni. Ti chiamo così perché nella tua mail non mi hai specificato il tuo nome, ti chiamo solo congratulazioni. D'accordo, andiamo a vedere ora il tuo pull. Cominci aprendo con Magellan. Nuovo. Ah, questi sono single pull. Per erano dei single pull miracolosi, cioè mi ha mandato solo rossi. E infatti, effettivamente, tra l'altro, tutti discreti se sono nuovi. Però mi ha dato tipo 3 o 4 pull singoli, tutti rossi, assurdo. Sanji V2, cioè poi neanche leggende che dici inutili, non servono, cioè proprio mi piaceva un sacco questa cosa e li ho tenuti tu, ho tenuto solo i single pull. Mi avevi mandato anche dei pull interi, però ho preferito tenere solo i singoli, spero che tu apprezzi lo stesso. Ed ho figo uno, cioè hai trovato comunque delle ottime leggende, congratulazioni davvero.
Ti ringrazio, passiamo ora ai pool di El Rosso, che anche lui ci ha mandato un sacco di pool, purtroppo per limitazioni tempistiche, altrimenti sarei dovuto finire davvero a fare video sui multipool del quarto anniversario fino all'anno prossimo, cosa che non è possibile. Andiamo a vedere ora i tuoi pool, ci pulli ben tre rossi, quindi El Rosso tiene fede al suo nome. Il primo rosso è Franky, bellissimo, già mi sono espresso e delizioso, delizioso. Amand mi manca, sai? Uno di quegli RR che vorrei tanto, ma non riesco a trovare. Smuti era rara sto giro. Smuti e Perospero sono quelli che sono usciti di meno, in generale. Come leggenda hai Blackbird, però era nuovo, se non mi sbaglio. Nuovo. Blackbird manca anche a me. E come terza leggenda hai Mihawk. Vabbè, diciamo che poteva andare meglio. Hai puntato più sulla quantità che sulla qualità, però va bene, cioè nel senso non è male. Come ultima leggenda hai Lucy, ok, bene, buono, buono così. Direi che comunque è stato un multi decisamente buono, sono contento per te. Ho scelto quel multi per più che altro per la quantità, cioè trovare 4 legend in un multi non è facile, anche se l'ultima era garantita. Ti ringrazio tantissimo, quindi passiamo ora ai pool di Enrico Cioffreda, che ringrazio e saluto, carissimo. Apre con un pool oro, ho visto bene, erano tutti oro. Mi perdo, perché mentre parlo poi le mie funzioni mentali sono a metà praticamente, quindi mi sa che mi sono perso qualcosa. Ah, eccolo qui, il rosso segreto è... bustata? Big Mom, sempre lei alla fine, sempre lei. Ho notato che è uscita più lei di Big Mom in questi video, mi sa, di Brooke, è uscita più lei rispetto a Brooke, non vorrei dire una cavolata, però mi sembrava così. Comunque ti sei salvato un pool full oro con una... ce n'è un'altra finale, e l'ultima leggendina è... Inuarashi, che se fosse nuovo, il suo 6 Plus, che arriverà fra poco, immagino di sì, comunque perché te lo stai controllando, il suo 6 Plus è davvero croccantissimo, quindi sono contento per te. Ora ti ringrazio e passiamo ai pool di Federico Lupieri, che ci manda il suo bellissimo multipool. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vedo tanti oro, un rosso, bene, buono, coraggio. Coraggio, crediamo in te. Magari trovi anche qualche rosso nascosto, qualche oro che si trasforma, cioè qualcosa di sicuro ci c'era fuori da questo multi. Sono sicuro più che altro per quel rosso che sia qualcosa di buono. E poi quasi sicuramente c'hai un altro rosso finale. Eh sì. Perché comunque, forse Federico non mi avevi mandato tanti multi comunque, non mi ricordo. Però Judge nuovo di trinca, fresco, anche Judge ottima legend, sono contentissimo di averlo trovato doppio. Ora ce l'ho sia giallo che viola, tutta la germa completa, sia gialla che viola. E sono contentissimo, sinceramente, perché è davvero buono. Come ultimo poster oro, troviamo... Scarlet, fa niente. Devo dire che allora non mi devi aver mandato un pool molto molto pieni di rossi. Semplicemente ho scelto quello perché era il migliore a disposizione. Andiamo a vedere ora il pool di Jordan Pietro, che ringrazio e saluto anche lui. Andiamo a vedere che cosa ci c'era questo multino. Allora, non c'erano rossi. Mi sa che non c'erano rossi. Jordan Pietro ci vuole sorprendere con qualche trucco di magia. Eccolo lì, lo sapevo. Bustato ed è... Big Mom, ma sempre lei, perché non esce fuori Brooke? Ancora non ne ho visto uno, attenzione, anche lui screena male, cioè proprio contentissimo di aver trovato Big Mom. Che sì, cioè io posso condividere la gioia, ma fino a un certo punto, perché Big Mom non è così eclatante come leggenda. Vabbè, pazienza, non importa.
ognuno poi dipende anche dal box che ha, cioè nel senso magari per lui una leggenda è top della vita. E hai trovato anche metà della Bacci in questo stesso multi, quindi era davvero utile, era davvero utile questo multi. Come fine hai un poster cracker, beh, hai trovato tre della Batch e Big Mom, che voglio dire, l'ultimo che ti mancava era Però Spero, l'avrei trovato quasi sicuramente in altri, diciamo in altre sedi, o lo troverai comunque. Allora, passiamo invece ai pool di Lambo Giovanni, che ringrazio e saluto tantissimo. Andiamo a vedere che cosa c'era fuori dal suo multi. Sento già la croccantezza, a dire il vero, cioè, non è stantio. Cioè, tutti i multi, a dire la verità, avevano un che di croccanze, ma quelli Sabu V, vabbè, fa niente, cioè, se non ce l'avevi, non fa niente, va bene comunque, cioè, sento lo stesso la croccantezza, non mi puoi fermare la sensazione. Il rosso è Akainu V2, ottima legend, davvero. Ho visto davvero uscire fuori parecchie leggende forti. E sono contentissimo per voi, sono davvero contento, sinceramente. Cioè, è una cosa che sento. Scusatemi un attimo, arrivo subito. Purtroppo registrare mezz'ora di filato non è così facile, perché c'è sempre qualche problema. Ringrazio Lambo Giovanni per averci mandato i suoi multipool. Ti ringrazio e ti saluto. Passiamo ora al pool di Max Picci, che saluto e ringrazio. Andiamo a vedere che cosa tirerà fuori Max Picci. Una cosa, ragazzi, un avvertimento più che altro riguardante se volete mandare i prossimi multi. Se riuscite a mandarmene uno solo, diciamo il più bello che avete fatto, effettivamente risulta più comodo per me, più facile per voi che dovete inviare, perché diciamo è meno grosso, meno ingombrante come tipo di file, quindi secondo me risulta più facile inviarlo attraverso la mail. Poi WeTransfer permette il trasferimento di file enormi, quindi non c'è problema. Però Max Pizzi ci ciccia fuori Lace. Complimenti, perché è una bellissima legend, è davvero una bellissima legend. Infatti anche tu ti sei fermato, probabilmente avrai bestemmiato qualsiasi cosa. Complimenti. Luffy Ace è davvero una leggenda notevole, davvero bella. Mi piacerebbe molto trovarla. Ormai nella mia wishlist ci sono 3 o 4 leggende, più che altro che vorrei provare, vorrei giocare un po', perché mi piacciono certe meccaniche. E perché bene o male nel mio box non c'è più bisogno di nulla, cioè è un box che può andare avanti tranquillo per un po'. E però mi piacerebbe provare queste leggende, perché ancora non ho avuto possibilità di tastare con mano. Beh, prima o poi sicuramente le tirerò fuori da qualche ticket. Ti piace Oven, ho visto. Meno male che trovi Però Spero e finisci con un oro. Rimane comunque un pool notevole, data la presenza di Lace. Quindi complimenti Max Picci, grazie per averci mandato la tua gioia. Passiamo ora ai pool di Nicolò Santos, che saluto e ringrazio di cuore. E andiamo a vedere che cosa tira fuori. Vedo tanti oro, un rosso e basta. Sicuramente un rosso di qualità, perché poi ripeto, ho preferito scartare i multipool, dove c'era meno gioia, meno, più che altro ho voluto prendere i pool dove ci fosse sentimento, dove fosse più visibile il fervore anche del possessore. Infatti mi piace un sacco vedere quando scrinnate, quando fa Corazon, adesso ho capito perché ho scelto questo multi, figurati, amore eterno. Come ultima leggenda hai Sabu V3, ok, allora l'ho scelto per questo motivo. Tra l'altro comunque quel Corazon era nuovo, quindi rimane un buon pool, rimane un ottimo pool, perché il Corazon comunque è, non dico essenziale, perché però è davvero eccellente e toglie un sacco di problemi alla crew, quindi davvero buono, GG.
Grazie mille, passiamo ora ai pool di Nicops. Andiamo a vedere che cosa tirerà fuori. Madonna, che lento. Sta laggando di brutto. Adesso vedrà che farà tutta la corsa. Per... No, non è vero. Ha proprio laggato male. Però hai trovato perlomeno un po' di nuovo. Oh, vivi. Vivi nel pool buono. Se non mi sbaglio, non vorrei sbagliare, ma ce l'avevi garantito? Questa è la cosa suprema finale. Lucy, ottimo pool. Buono, buono. Altro che mamma. Che cazzo se ne fai di mamma? Meglio Lucy. Come secondo rosso hai Wilder. Peccato. Rimane comunque che hai trovato Vivi. Adesso se lo troviamo. Cioè. Se la trovi nell'ultimo posto rido tantissimo. Ah no, era Ace garantito. Allora è ottimo. Allora è davvero ottimo. Avessi pullato Vivi. Cioè, avessi pullato Vivi alla fine come garantita, madonna. Mi sarei fatto tante di quelle. Avresti dovuto perdonarmi. Andiamo a vedere ora i pool di Pox, che ringrazio e saluto. Ci trova subito tre legend così pa pa pa. Andiamo a vedere che cosa. Quale croccantezza ci esce a questo punto. Vediamo il miracolo, cioè, siete pronti per il miracolo? Andiamo a vedere. La prima legend è. No, no, brutto. Nuovo però, era nuovo però. Nami! Quando vedo due bocce esplodo proprio. Nami, così. Oh, Nami, bellissimo. Davvero bella, bella, bella. Nami è una leggenda tanto sottovalutata. È buonissima, è davvero una leggenda croccante. E come ultimo poster... abbiamo un'altra leggenda, cioè 4 rossi in un poster, in un multi. Vabbè, le altre non incredibili, però ci è cicciato fuori Nami. Complimenti, davvero bella. Comunque, questo quantitativo di leggende mi sorprende sempre, quindi mi fa sempre piacere metterlo. Spero che apprezziate comunque la scelta dei pool. Andiamo ora a vedere i pool di Raffaele Rafapaz. Raffaele, ciao Raffaele. Hai trovato un sacco di rossi, ho già visto. Buono buono, complimenti. Marco, la prima leggenda già bussata ed è... Oh, Brooke, finalmente è uscito fuori. Finalmente è uscito fuori, complimenti. Bello, Brooke è davvero bello. La seconda leggenda è Buggy, poco male. Poco male, insomma, poco male, male male. Non ho visto se ce l'avevi già, probabilmente sì, Buggy c'era chiunque, cioè... Chi è che non ha Buggy? Ormai ce lo tirano fuori, è bustato ovunque, Buggy, cioè. Nono, eh? Un'altra bustata ed è Big Mom, cioè Big Mom e Brooke in un solo multi. Scusami, 4 legend in un Judge. Forse era questo il pool che mi aveva lasciato. Cioè, comunque hai trovato Big Mom, Brooke e Judge. Judge forse era, non so se era nuovo, non ho visto bene, mi sembra di sì. Comunque è davvero bellissimo pool, complimenti. Uno dei migliori che ho visto questo Subofest. Andiamo ora a vedere i pool di Romeo Rossi, che ringrazio e saluto. Caro Romeo, andiamo a vedere subito. Ci apre con due rossi, tre rossi. Così, pa pa pa. Dritti, una, 4 rossi in un multi. Ora sono interessato. Robin, bellissima. Non ce l'aveva, ancora meglio, ancora più bella. Come seconda legend, Doffy U2. Nuovo pure lui. Kung Fu Rufu, vabbè, questo non è nuovo, va bene lo stesso, rimane comunque un'ottima legend. Cioè, che bel multi. È già bello così, è ancora un rosso. Gil Tesoro. Wow, questo pool è bellissimo. Questo pool è bellissimo. Se avessi avuto pure il rosso finale, non so cosa sarebbe successo. Davvero bellissimo. Ecco, un altro dei multi più belli che io abbia visto quest'anno al quarto anniversario. Complimenti. Bello, bello, bello. Complimenti.
Andiamo ora a vedere i pull di Silvio, che saluto tantissimo, è attivissimo su Telegram, che ci ha trovato un sacco di rossi anche lui così. Attivissimo su Telegram, lo saluto sempre, ma ti saluto anche in video, quindi ritieniti fortunato. Andiamo ora a vedere che cosa ci c'era fuori dai rossi che hai trovato, perché ne hai trovati ben tre. Il primo è Odi, che è... purtroppo ce l'avevi già, pensavo fosse nuovo. La seconda è Akainu 2 Alt, anche tu screeni naturalmente, avrei fatto la stessa cosa, complimenti, bello bello. Shiraoshi, che già avevi, peccato. Rimane comunque che hai trovato Akainu 2 e tre leggende in multi. Ah, forse eri tu che hai trovato un sacco di femminucce. No, no, non sei tu. Non mi ricordo, c'era uno che aveva trovato un sacco di femminucce. E Nami. Akainu 2 e Nami nello stesso multi è troppo. Silvio, ti odio. Punto. Guardalo, punto. Che culo. Che culo. Grazie mille Silvio, andiamo a vedere ora i pull di Tankozzo, ai quali alla fine ho dedicato la canzoncina. Spero che apprezzi comunque. E andiamo a vedere che cosa cavolo troverai in questo multi. Allora, c'è da dire una cosa molto importante, ovvero che questo è il migliore dei pull che mi hai mandato. Ma non è tutto. Dopo vi faccio vedere quel maledetto di Tankozzo che cosa ha trovato. Dopo lo dovete insultare male. Voglio vedere i commenti sotto esplodere, tipo Tankozzo fai schifo proprio. Tankozzo sei inutile. Cioè proprio voglio tutta la schiera di commenti unzi proprio. Proprio croccantissimi, sono così, guarda. Mi proprio una schiera di commenti marci nei confronti di Tankozzo. Il multi non ti è andato benissimo o ti è uscito un rogue? Non ho visto bene, ero troppo impegnata a offenderti Tankozzo. Perché adesso vedete, poi dopo capite. Dopo capite di che cosa sto parlando. Oven, Hajrudin e l'ultimo poster, eh? Un rosso ed è bustato Big Ma. Ebbene sì, Tankozzo ha cicciato fuori Big Ma. Che, cioè, questo è il pull migliore che mi ha mandato, che comunque non è sto granché. Cioè, abbiamo visto di molto meglio durante questo Superfest. Devo dire che Tankozzo fino al sesto multi è andato abbastanza male rispetto alla media e mi dispiace molto per lui. Però non è tutto, cioè non è tutto quello che è successo, no? Cioè adesso guardate, guardate che cosa è successo, guardate, madonna, due Warco, Lace, Sanji V2. Mi sa che quest'anno il premio oscuro l'hai vinto tu Tankozzo, cioè proprio fai schifo. C'è proprio un proprio penso lì. Non c'è niente di buono da dirti. Non c'è proprio niente. Oh no. Andiamo ora a finire, concludere il video guardando i pull di Tara, che ringrazio e saluto. Nel frattempo io saluto tutti quanti e vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia il nuovo Sugo Fan Pulse. Ci ho messo comunque tanto ad editarlo. Anzi, forse più dell'altro, però perlomeno a livello tempistico è venuto meno, perché altrimenti davvero sarebbe durato ore. Si vede che il quantitativo di video che mi avete mandato è stato eccessivo. Io vi ringrazio davvero tanto per avermi mandato tutto questo amore, vi ringrazio tantissimo, però forse un po' troppo. E quindi me lo sono dovuto gestire come ho potuto. Tara conclude il video con Katakuri nuovo di Zeca. Qui Nema Pau è davvero tutto e noi ci ribecchiamo ad un prossimo video.